vasto deserto di sabbia. Sotto c'è un mare di petrolio. L'80% della riserva mondiale è qui, nel Medio Oriente. Se io, lei e centinaia di milioni di uomini in Europa e in America lavorano, mangiano, si vestono, vanno in macchina, si divertono, si scaldano, è grazie a questa ricchezza che nasce qui. Eppure gli arabi muoiono di fame. Gli arabi il petrolio se lo vedono passare sotto il naso e restano con la loro miseria, il loro analfabetismo, la loro mortalità infantile e le altre mille piaghe che conosciamo. Questa è la più grande raffineria del mondo, Abadan, la città del petrolio. Il petrolio, estratto dai tecnici delle compagnie straniere, viene trasportato attraverso gli oleodotti dai giacimenti alle raffinerie ai porti d'imbarco. E qui passa nel ventre delle petroliere e parte a fare la prosperità dei paesi industriali dell'Occidente. Anche il suo progetto di sganciare l'Europa dagli americani sembra perfetto, ma lei crede davvero che sia possibile? Lei non ha la forza economica per farlo. Ha messo in piedi un gigante, ma di petrolio qui purtroppo ne ha trovato poco. C'è quello russo. L'Italia è legata a scelte politiche precise e non può seguirla dove vuole lei. Chi ha detto niente alla Fiat quando si diceva che vendeva ai cinesi cuscinetti a sfera per mandare avanti i carri armati in Corea contro gli americani, eh? Sì, io ho comprato il petrolio russo a condizioni nettamente migliori. Perché non avrei dovuto farlo? È una legge economica che vale per tutti, no? E a chi vanno gli utili di questa politica? In buona parte al suo partito, la Democrazia Cristiana. E in parte anche al Partito Comunista, in base alla nota percentuale del 2,5% che hanno su tutti gli affari con l'Unione Sovietica. Che ci guadagna il contribuente italiano? Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano sono italiani o no, secondo lei? Quest'isola galleggiante cerca petrolio in fondo all'oceano Indiano a 3-4 mila metri di profondità. Queste le costruiamo noi e le vendiamo a tutti, sa? Americani, olandesi, francesi, a tutto il mondo. Siamo i più bravi, tecnicamente siamo avanti e nessuno da noi aveva fatto queste cose prima. Vedrà dentro, è come un albergo. Visto? Non è uno scherzo vivere qui. Abbiamo avuto dei casi di pazzia e anche casi di pederastia. Ehi, ciao. Purtroppo qui gli uomini fanno dei turni lunghi, 2 mesi a bordo e 15 giorni a terra. Su questo gli americani fanno meglio, lo devo ammettere, attento alla testa. Ma loro sono ricchi e noi siamo poveri. Si metta questo! Questa qui è la mensa. Buongiorno. Buongiorno. Comodi, comodi. Ecco, lo vedo. Ci vediamo dopo, così mangiamo qualcosa anche noi. Ehi. Ecco. Questo qui è un dormitorio a 4. Eh beh sì, ci sono dei problemi. Venga, venga. Questa è singola. Beh, questo qui. Beh, insomma. A proposito, ingegnere, adesso me lo può dire. Da quella trappola che le avevano teso, sì, le squillo da 1 milione. Come ha fatto poi a tirarsene fuori? Guardi, ha messo 2 cose, non mi si può dire niente. I soldi, perché io non rubo, ho il mio stipendio, punto e basta. E le donne, non ho paura a dirlo, a me piace. Sì? Ma i suoi amici di partito gliela stavano tirando la botta. Ah, beh, semplicissimo. Io ho preso il telefono e ho detto: veramente volete dare inizio alla danza dei fascicoli riservati?
Io sono pronto. Perfetto, molto edificante. È la politica, di qua. Perché nei vostri giornali non avete mai spiegato alla gente che cosa significa veramente il petrolio? L'abbiamo detto spesso. Tra le righe in chiave romanzata. Non avete mai detto chiaramente che il petrolio fa cadere i governi, fa scoppiare le rivoluzioni, i colpi di Stato, condiziona l'equilibrio nel mondo. Questo non l'avete mai detto chiaramente. E sa perché? Perché si trattava di dire che se l'Italia ha perso l'autobus del petrolio è perché gli industriali italiani, questi grandi industriali, non se ne sono mai occupati. E lei sa perché? Perché si trattava di toccare degli interessi che non volevano toccare, non volevano disturbare la digestione dei potenti. E siccome i vostri giornali sono pagati dagli industriali, ecco che voi siete costretti a parlarne tra le righe. Ed ecco come si spiega che io mi sono dovuto fare il mio giornale personale. A lei pare possibile che il destino di milioni e milioni di uomini nel mondo in questo momento possa dipendere da 4 o 5 miliardari americani? E a lei pare possibile che l'Italia debba sottostare alle decisioni che prende lei? Che cosa si sente, la Giovanna d'Arco del XX secolo? Ingegnere, guardi che l'Italia è il mito facile, è pronta ad accettare i suoi eroi, ma li lascia anche cadere con altrettanta facilità. La mia ambizione è un'altra. Comunque preferisco essere un servitore indocile dello Stato, è scomodo, ma che costruisce, piuttosto che un vassallo troppo docile agli interessi di un partito. Sono forte perché non c'è nessuno che abbia la competenza e il coraggio di controllarmi. Ma non le viene mai il dubbio di sbagliare? Vado avanti, devo andare avanti. Appartengo alla stessa categoria di questi signori che le cito. Il ministro francese Maginot, che aveva fondato l'Union Pétrolière Latine, una specie di ENI, avvelenato. Mossadegh, che aveva nazionalizzato il petrolio persiano, eliminato dalla vita politica per rimettere le cose come erano prima di lui. Guardi, io errori non ne ho fatti. Ho cercato in Libia, ma siccome avevo trovato la zona giusta, Kennedy mi ha fatto buttare fuori. Adesso sto in Iran, in Egitto, in Tunisia. Cerco ai margini, anche in coda agli altri. E se mi cacciano via, andrò in Australia. E se mi cacciano via dall'Australia, andrò in India. Continuerò in tutto il mondo a battermi contro questo monopolio assurdo. E se non ci riuscirò io, ci riusciranno quei popoli che il petrolio ce l'hanno sotto i piedi. Eccolo. Il giornalista Mauro De Mauro, del quotidiano palermitano L'Ora, è scomparso ieri pomeriggio dopo aver lasciato il giornale per rientrare a casa. La polizia, che indaga sulla scomparsa, ritiene che il giornalista possa essere stato sequestrato da banditi mafiosi. Palermo 27. Le ipotesi che si fanno sono molte, due punti. Affare Mattei, virgola. Droga, virgola. Traffici legati all'edilizia, virgola. Tutto all'ombra della mafia. Molti, virgola, a Palermo, virgola, la pensano come i carabinieri, punto. Cioè si esclude che De Mauro sia sparito per implicazioni con il caso Mattei, ripeto Mattei, punto. Si riconoscono nelle modalità del sequestro le caratteristiche della mafia di Corleone, R come Roma, punto. De Mauro conosceva i suoi rapitori. L'ipotesi della polizia è invece che De Mauro, indagando sulla morte di Mattei, sarebbe venuto, virgola, sia pure per caso, virgola, alla scoperta di importantissime cose
e che, avendo riferito questo segreto a uno dei personaggi con cui era venuto a contatto, virgola, abbia così determinato la propria condanna, punto. Si parla di un oleodotto che avrebbe legato l'Algeria alla Sicilia, virgola, che avrebbe certamente cambiato il rapporto produttivo con le società del cartello, cartello tra virgolette, ed avrebbe modificato prepotentemente tutta la situazione economica e sociale della Sicilia, punto. De Mauro avrebbe scoperto cose da far tremare tutta l'Italia. De Mauro aveva avuto l'incarico di ricostruire le due ultime giornate in Sicilia di Enrico Mattei. Sì. Sì, passami il direttore. E ciao, io il pezzo l'ho scritto, però volevo avvertirti. Siamo caduti nel solito labirinto di supposizioni. A questo punto un'ipotesi vale l'altra. Una sola cosa è certa. A 8 anni dalla morte di Mattei, la gente è convinta che l'hanno ammazzato. All'epoca che vi interessa, ottobre 1962, ero commissario di pubblica sicurezza a Gela. Il fatto che dovesse arrivare in Sicilia Mattei e quindi tutto il movimento di personalità politiche che voi potete supporre, proprio per il clima di quei giorni, ci costrinse ad una sorveglianza particolare. Dottore, lei dice il clima di quei giorni. Che significa? Significa che, ad esempio, una delle tante cose era questa. La pista dell'aeroporto di Gela apparteneva ancora a dei privati. Leni aveva tentato un accordo, ma i padroni del suolo alzavano continuamente i prezzi. La trattativa si trascinava e intanto certi proprietari, o chi per loro, sparavano contro le attrezzature dell'aeroporto. C'era stato anche un incendio alla centrale. Ecco perché la mattina dell'arrivo di Mattei le forze di polizia erano dappertutto. L'aereo a Catania, qua non mi fido. Ben arrivato. Grazie. Ingegnere, ha fatto un buon viaggio. Ingegnere. Io rimasi al fianco di Mattei e lo seguì per tutta la durata della sua permanenza a Gela. Non fu facile per Mattei entrare in Sicilia, perché qui è chiaro che voleva fare la seconda Valle Padana, prendersi la Sicilia e darla allo Stato. Ma qui comandava lo Sturzo. E Don Sturzo, dopo 20 anni d'America, è diventato il campione del liberismo. Si era piantato sullo stretto di Messina come la statua della libertà. A tavola, quella sera del 26 ottobre, al motel Agip di Gela, quello che più mi colpì furono le sparate di Mattei durante la cena. Ma diceva delle cose abbastanza delicate da un punto di vista politico, di fronte a tutti noi e di fronte a un giornalista americano per giunta, che poi queste cose le avrebbe scritte. Beh, va bene, ma diciamo le cose come sono. Lo Stato italiano non sta facendo nessuna politica estera. Io a Mosca sono stato 10 giorni chiuso in una camera d'albergo ad aspettare che da Roma il ministro mi desse la luce verde per firmare il contratto con l'Unione Sovietica. E voi sapete perché? Perché i russi ci davano il petrolio a meno e questo dava fastidio agli americani. E i nostri uomini politici hanno paura. Io no. Poi va a finire che dicono che sono io che faccio la politica estera. In Iran ci sono i miei uomini, in Algeria idem, in Egitto non parliamone. Nel Sinai, durante la guerra del 56, c'erano i miei uomini a difendere i pozzi di petrolio e sul braccio c'era scritto ENI e non ONU. L'anno scorso in Siberia, a un tecnico sovietico che mostrava di meravigliarsi del miracolo compiuto dal nostro paese, io risposi, forse in maniera un po' brusca, lo ammetto, che la leggenda dell'Italia, terra dei canti e dei suoni, apparteneva ormai al museo dei ricordi. No, gli ho detto piuttosto che stiano attenti a loro, perché si stanno sedendo. Ha ragione Mao.